Da Lorena. Oggi vi racconto nuove pagine del libro Sclumbergera, lingua di suocera. Buona visione e buona lettura. Suocera contro nuora. Sclumbergera, lingua di suocera, capitolo 3, parte 5. Dal capitolo Linda viene presentata al resto della famiglia. Non perderti il video precedente con capitolo 3, parte 4. Riassunto del video precedente. I personaggi di sesso maschile, rappresentando che il marito di Nonna Gina era deceduto da qualche anno, era composto dai coniugi delle tre sorelle. Il marito di Zia Maria, Alfio, pareggiava la moglie per pondo e stazza. Sulla cinquantina, basso, di poche parole, aveva gli occhi di un azzurro acquoso chiarissimo che rendevano più dolce l'intera figura. Si intuiva che era una brava persona. Chiudeva il cerchio Sandro, il marito di zia Luisa, il più giovane degli uomini. Ti era assai loquace, con sempre in bocca il complimento o la battuta piccante e spesso pesantemente allusiva. E non si faceva problemi a mettere in imbarazzo sia Linda che Cristina. Il padre di Marco invece non partecipava alla baldoria, restandosene defilato a guardare, sembrava un pesce fuor d'acqua. Trascorse così tutto il pomeriggio. Tirando le somme, Linda li giudicò tutti molto simpatici e socievoli. Le ricordavano le riunioni in campagna, in Sicilia, con i parenti del padre. Ci vediamo a fine video. L'indomani mattina, una furiosa Cristina informò per telefono Linda che durante il pomeriggio dalla zia Luisa, andati via loro, Liliana aveva intrattenuto l'intero parentado sul confronto tra le due ragazze e nel far ciò aveva parlato bene solo di Linda, incurante del fatto che, presente Cristina, le sue parole l'avrebbero certamente ferita. Il risultato fu che Cristina raddoppiò il suo acredine nei confronti della futura suocera e, assai probabilmente, se conosciamo il cuore degli umani, sviluppò anche un po' di risentimento nei confronti di Linda. La ragazza si trovava in una situazione di privilegio, ma sapeva bene di non aver fatto nulla per meritare quel magnanimo trattamento. Nella realtà dei fatti, il suo rapporto con Liliana era piuttosto inconsistente, riducendosi al fatto che quando andava a casa sua l'ascoltava parlare, purtroppo sempre solo delle maldicenze su Cristina, e ogni tanto faceva cenno d'aver inteso. Mai che Liliana avesse manifestato l'interesse di conoscerla meglio, mai che le avesse chiesto qualche opinione su altro che non fossero le malefatte di Cristina. Le sue critiche avevano la priorità su ogni altro argomento. In mezzo a questa incresciosa situazione, Linda si sentiva semplicemente fortunata di non essere l'oggetto di tutta quella malevolenza. Suocera contro nuora. Le due ragazze si frequentavano, ma non avevano nulla in comune. Anche caratterialmente, tanto tranquilla e riservata risultava Linda, quanto polemica, intransigente e dalla dubbia moralità Cristina. Una certa vocazione all'infedeltà la ragazza infatti l'aveva. Tanto per dirne un'altra, un pomeriggio Cristina invitò Linda a passare da lei. Era appena arrivata quando Cristina ricevette la telefonata di un certo Davide che le diceva che da lì a poco sarebbe passato a trovarla. Ma guarda, fintamente indispettita le fece. Questo deficiente quando ero libera non mi filava e adesso che sono fidanzata non la smette di cercarmi. E ridacchiando si era catapultata in bagno per lavarsi i capelli, truccarsi, profumarsi e cambiarsi d'abito. Tutto in pochi minuti, alla velocità della luce. Avendo trovato Cristina di meglio da fare, fece capire a Linda che non le rimaneva che andarsene. Un'altra volta Cristina la invitò a cena. A Linda non andava molto ad andarci, ma data l'insistenza finì per accettare. Il padre di lei la investì di mille domande e fu oltremodo gentile, mentre la moglie al solito suo se ne stette tutto il tempo zitta. Tutta quella gentilezza irritò non poco Cristina, cosicché, quando all'atto di accendersi l'ennesima sigaretta, suo padre domandò a Linda se per caso il fumo le desse fastidio, lei seccamente lo rimbrottò sottolineando che con lei, simile a
certezze non le aveva mai avute, dopodiché per protesta smise di parlare e di mangiare. La ragione di quell'invito e di quelle gentilezze furono ben chiare l'indomani a Linda, quando l'uomo si recò in banca e, in nome della grandissima amicizia che legava le loro due figlie, aveva chiesto un fido a suo padre. Ed anche oggi chiudiamo un'altra pagina del nostro libro. Appuntamento a venerdì alle 16, sempre su YouTube. E per non perderti nessun capitolo, iscriviti al mio canale YouTube. Durante la settimana ti aspetto sui social Facebook, Instagram, Twitter. A presto da Lorena. Suocera contro nuora. Se anche tu, come Linda, hai una storia da raccontare, rivolgiti a me, ti creerò dei video su misura.